Noi facciamo parte di un sistema che è quello solare. Il sistema solare è formato da tutta una serie di oggetti. Ci sono otto pianeti grandi e sono quattro rocciosi, quelli più interni, Mercurio, Venere, Terra, Marte, e quattro gassosi, più esterni e più freddi, e sono Giove, Saturno, Urano e Nettuno. Qualcuno si ricorda che erano nove? Non sono più nove perché Plutone è stato degradato a pianeta nano, insieme con Cerere e altri tre piccoli. Sono cinque i pianeti nani. Poi c'è una milionata di oggetti che sono comete, asteroidi, comete che vengono sia dalla fascia principale, che vengono sia dalla nube di Oort che fuori, asteroidi che vengono dalla fascia principale e dalla nube di Ku dalla parte di, la fascia di Kuiper. Quindi siamo in un certo modo pieni di oggetti e anche dove non c'è apparentemente niente, c'è un mezzo, diciamo, interplanetario, quindi è un materiale che è formato di gas, polveri, piccole particelle elementari. Quindi diciamo che siamo pieni di materia. Ma che cosa vuol dire? Cioè, è un sistema. C'è tanta materia che si è aggregata, c'è sta materia che si può ancora aggregare, ci sono bombardamenti, di asteroidi, passaggi di comete. Cos'è che ha portato a tutto questo? E bisogna tornare molto indietro nel tempo. La datazione potrebbe essere intorno ai 4 miliardi e mezzo di anni fa. Esisteva una nube primordiale. Questa nube primordiale a un certo punto, e questa è una ragione che è ancora misteriosa anche a livello, diciamo, delle teorie più nuove, ha cominciato a concentrarsi, ad aggregare, a contrarsi, soprattutto in una parte. Questa parte, contraendosi, ha cominciato naturalmente dei processi, è diventata più calda, è aumentata la temperatura e si è cominciato a bozzare un protosole. Questo protosole diventava sempre più energetico, quindi catturava materiale intorno. I bordi cominciavano a raffreddarsi, delle zone a scaldarsi, quindi è cominciato tutto un movimento di materia, di aggregazione di materia, che ha portato da una parte alla sempre crescita di questo protosole, che poi è diventato il sole che noi vediamo, dall'altra parte la materia innanzitutto il sole ha cominciato con questi fenomeni di contrazione ad aumentare la sua temperatura interna, la pressione di radiazione, per cui ha cominciato a innescare dei processi termonucleari che sono, diciamo, tipici diciamo, di gas particolari. Infatti, adesso vi spiegherò, la nube primordiale era formata principalmente al 98% di gas, idrogeno ed elio, più il 2% materiali più pesanti, che sono comunque importantissimi per la nascita del nostro sistema solare. E quindi abbiamo detto che questo sole che aveva questo idrogeno e questo elio dentro, contraendosi, ha cominciato a innescare questa reazione termonucleare che ha cominciato a trasformare l'idrogeno in elio e a liberare energia. La liberazione di questa energia ha creato le condizioni di aggregazione di tutto il resto della materia e piano piano è cominciata una grande carambola. Immaginate tutto questo materiale che vagava, questo sole al centro che tentava di, diciamo, di espandere il suo potere anche sulla materia circostante, una carambola di pezzi uno contro l'altro, per cui questi detriti hanno cominciato a collidere. Queste collisioni hanno creato appunto aggregazione di materiale. Intanto erano cominciate le rotazioni, perché era anche appunto un sistema energetico, questi pezzi ruotavano a una velocità enorme e hanno cominciato piano piano, stiamo parlando di, è iniziato 4 miliardi e mezzo di anni fa, è andato avanti per miliardi e poi milioni di anni, hanno cominciato a prendere queste forme e con ancora materiale che vagava e che veniva catturato. Per esempio, noi sappiamo che tra Marte e Giove c'è la cosiddetta fascia degli asteroidi. Ogni tanto qualcuno di questi colpisce anche la Terra, ma
immaginiamo che cos'era all'inizio. Noi abbiamo visto una Luna butterata di crateri, anche Marte pieno di crateri. Veramente sono stati bombardamenti di pezzi che arrivavano a tutta velocità, pesanti, ma portavano anche una fertilizzazione, perché sulla Terra, per esempio, non sappiamo se è avvenuto anche su Marte, quando parleremo di Marte vedremo meglio questo aspetto, però sulla Terra sappiamo bene che la teoria più accreditata della nascita della vita è che sia arrivato materiale di tipo, diciamo, prebiotico batterico da comete e o asteroidi. Quindi c'è stata una fertilizzazione, appunto, cioè di oggetti che si stavano formando o che si erano già formati. A questo punto, in 50 anni da ora, l'uomo ha voluto andare a vedere materialmente che cosa c'era là fuori. Prima lo vedevamo da terra con i telescopi, lo continuiamo a vedere, voi qui penso che passate molto tempo a guardare, ma perché non andare oltre la nostra atmosfera con degli oggetti che si chiamano satelliti artificiali e che, pieni di strumenti, con capacità di trasmettere dati a terra e ricevere telecomandi da terra per fare determinate operazioni, si sostituiscono all'uomo, prendono informazioni, le mandano a terra e a terra gli scienziati lavorano per cominciare a capire tutto quello che alla fine ci interessa sapere e che poi vedremo alla fine poi si racchiude in un'unica frase, ma lo vedremo alla fine. Perciò qui potete vedere l'Agenzia Spaziale Europea, di cui noi facciamo parte. L'Italia è il terzo paese più importante nell'Agenzia Spaziale Europea, ha messo in orbita in una trentina d'anni tutta una serie di satelliti che avevano vari scopi. Qui abbiamo SOHO, è una missione completata che aveva lo scopo di fare analisi al Sole. Lo stesso lo farà Solar Orbiter, che è una missione invece che volerà nel 2018, nuova generazione. Noi abbiamo a bordo, come Italia, lo strumento principale, che è un coronografo, quindi dovrà analizzare la corona del Sole, che è quella che poi ha una grandissima influenza su tante cose sulla Terra. Continuando al Sole abbiamo Proba anche, che è una missione in orbita, un po' più piccolina, sempre per il Sole. Bepi Colombo invece volerà sempre nel 2018, noi su 10 strumenti abbiamo 4 strumenti italiani a bordo e ha il compito dell'analisi di Mercurio. Mercurio è veramente un pianeta terrificante per la sua vicinanza al Sole, praticamente invivibile. Poi abbiamo Venus Express. Venus Express è finita adesso nel 2015, da pochissimi mesi, è durata molto, è stata estesa ed è una missione che ha dato delle informazioni importantissime su Venere e noi a bordo avevamo lo strumento, lo spettrometro a immagine, che è stato uno degli strumenti fondamentali per l'analisi di Venere. Cluster è una missione di 4 satelliti per l'analisi della magnetosfera, questa è bella finita da diversi anni. Ma continuando ad andare avanti c'è Marte. Su Marte l'Italia ha avuto il radar a bordo che è ancora operativo, Mars Express, abbiamo a bordo un radar che si chiama MARSIS, è una missione che è, diciamo, in orbita intorno a Marte da una decina d'anni e ci resterà, perché tra un po', e ne parleremo tra qualche slide, ci sarà la missione ExoMars, in cui l'Italia a Marte scenderà per la prima volta un lander europeo, ma ne parleremo dopo. Quindi MARSIS continuerà a vivere per dare informazioni con il suo radar che sta funzionando benissimo. E Cassini-Huygens è stata una missione che ancora, Huygens era a Saturno e ancora Cassini sta orbitando intorno a Saturno, Huygens è sceso su Titano, il più grande delle lune, la più grande delle lune di Saturno, e ha fatto, anche queste poi le vedremo in dettaglio, ha fatto delle importanti scoperte. E JUICE è una missione molto nuova, volerà nel 2022, e avremo a bordo 4 strumenti italiani anche qui,
e ha lo scopo di arrivare a Giove con alle lune soprattutto di Giove, Ganimede, Europa e Callisto, con un pacco di strumenti innovativi. E poi c'è Rosetta di cui parleremo molto accuratamente tra un po'. Ma non sono tutte, queste sono le missioni europee, abbiamo visto, ma abbiamo anche le missioni americane. A Mercurio, quelle a cui l'Italia ha partecipato sono queste cerchiate in giallo, però ci sono le missioni fondamentali. A parte Bepi Colombo nostra a Mercurio, c'è solo un'altra missione che è operativa ed è questa missione americana che è volata nel 2011. Poi abbiamo la missione, vabbè, l'ho già citata, Venus Express, e quindi questa no, l'abbiamo già detto. Questa è una missione fondamentale e ne parleremo dopo. La missione a Cerere e Vesta, asteroidi fondamentali che servono per darci informazioni sulla materia primordiale della nube da cui si è formato il nostro sistema solare, in quanto sembrerebbe che questi asteroidi, Cerere e Vesta, siano rimasti abbastanza simili a come dovevano essere le condizioni all'origine del nostro sistema solare. Quindi portano informazioni, un po' come quando gli archeologi cercano i fossili, gli asteroidi, in particolare Cerere e Vesta, portano informazioni antiche. Questa è la missione Rosetta, ne parleremo. Questa è un'altra missione a Marte americana. MRO, Mars Reconnaissance Orbiter, e qui abbiamo un altro radar che funziona molto bene che si chiama Charade. Credo che abbiate capito che l'Italia sui radar la sa lunga. E qua c'è tutta una serie di missioni americane che hanno portato macchinette varie, tra cui l'ultima è Curiosity, Opportunity, Spirit. Sono tutte missioni on-site, quindi su Marte. E qui purtroppo l'America è il leader mondiale, nessun altro ha scorazzato sul pianeta Marte al di là degli Stati Uniti. E, sì, possiamo andare avanti perché le cose in dettaglio le vediamo dopo. Qui ci sono un altro po' di missioni, vi volevo solo fare capire che Urano, Nettuno, finora sono proprio intonsi, non ci sono state missioni dedicate a questi due pianeti ghiacciati, ma è uno dei capitoli interessanti per le missioni future. Non ci sono stati finora perché sono molto lontani, quindi sono veramente tempi scala per raggiungerli molto lunghi e hanno delle condizioni che conosciamo molto poco, quindi anche la progettazione degli strumenti non è una cosa semplice. E Plutone, che abbiamo detto è un ex pianeta e ora è considerato pianeta nano, non era stato visitato fino a pochissimo tempo fa, perché penso che avrete letto tutti quanti, che la New Horizon, la missione americana, è passata vicino a Plutone, ha fatto delle immagini meravigliose, ha fatto una specie di flyby, stando, diciamo, fotografando Plutone per meno di un'ora e una mezz'oretta circa, ma ha raccolto dati veramente importanti, ma c'è un tempo lunghissimo per poterli scaricare. I dati che ha raccolto in mezz'ora finiranno di essere trasmessi in un anno e mezzo. E poi vabbè, ci abbiamo i Voyager 1, Voyager 2, che ormai sono persi nello spazio. Se vediamo questa foto, come diceva Alessandro prima, potrebbe anche essere qualche zona desertica, Marocco. No, è Marte. E quelle sono le tracce di Curiosity. È secondo me struggente. Ti dà proprio l'idea che potrebbe essere dietro l'angolo. Marte è veramente sappiamo moltissimo di Marte. Curiosity ci sta dando dal 2012 delle informazioni importantissime, sta cercando tracce biologiche. Quindi possibili tracce di vite precedenti o di condizioni di sviluppo di vita, ma soprattutto sta cercando di capire, facendo analisi geologiche a un laboratorio, analisi geologiche di atmosfera a un laboratorio avanzatissimo, sta cercando di capire perché Marte è diventata così. Marte non era così, aveva acqua e lo sappiamo, abbiamo visto canali,
bacini dove l'acqua sicuramente è stata per tantissimo tempo e aveva anche un'atmosfera. Adesso è rarefattissima l'atmosfera di Marte, è circa l'1% di quella della Terra ed è altamente tossica, tutta anidride carbonica. Ma non era così. Marte aveva acqua e una bella atmosfera. Cosa ha fatto perdere questo status di pianeta possibilmente abitabile a Marte fino a farlo diventare un pianeta arido, inospitale, desertico? Questo è uno dei misteri di Marte, cioè nel senso è successo qualcosa, probabilmente già ce lo possiamo immaginare, ha una gravità troppo debole per poter trattenere un'atmosfera, però c'è riuscito per un certo periodo, quindi sicuramente ci sono stati dei fattori che sono cambiati nel tempo e che hanno alterato le condizioni. Vi ho accennato prima che il primato americano sta per finire. Ci sono due missioni che sono europee e sono a coppia, si chiamano ExoMars 2016 e ExoMars 2018, che prevedono l'atterraggio dell'Europa, diciamo di una missione europea nel 16 e la replica dell'atterraggio della missione europea nel 18, con però due missioni differenti. Nel 16 verrà testato il sistema di landing che è fatto totalmente dall'Italia, quindi nel momento in cui per ora la data è schedulata, pianificata 7 gennaio del 2016, sarà nel 2016, potrebbe esserci qualche ritardo. Adesso stanno consegnando a ottobre, è prevista la consegna e l'integrazione di tutto, quindi prevedo che entro primavera la missione partirà. Poi ci vogliono 9 mesi per arrivare a Marte, più o meno, bisogna vedere nel momento in cui viene lanciato il percorso di dinamica orbitale che deve seguire. Il lander è italiano e a bordo del lander ci sta un esperimento che si chiama DREAMS, che ha una suite di sensori, tutto un insieme di sensori, sempre italiano DREAMS, è tutto italiano il sistema che atterrerà. E l'atterraggio, diciamo la fase di distacco dall'orbiter, perché ci sarà un orbiter che continuerà a orbitare intorno a Marte, e il lander scenderà con questo pacco di sensori di temperatura, atmosfera, pressione, umidità, eccetera, polveri, e la fase di discesa durerà 8 ore, quindi per 8 ore avremo dei dati non solo di come sta scendendo il lander, ma anche dell'atmosfera marziana, di quello che sta succedendo. E naturalmente è una missione ad alto rischio, perché atterrare su Marte, si apriranno paracaduti di riserva, e ci sta una specie di retrorazzi che freneranno, ma è comunque complicato, soprattutto se lo fai la prima volta. I russi ci si sono schiantati, gli americani hanno avuto problemi all'inizio con i primi atterraggi. Se tutto andrà bene, è in preparazione la seconda missione 2018, che avrà una macchinetta, un rover, che ha a bordo, adesso vedremo tutto, intanto questa è la prima missione, qui potete vedere, questo è il sistema tutto ExoMars 2016, questo è il lander che si staccherà, questa specie di disco, questi sono dei paracaduti che si apriranno e questo, vabbè, è nella sala di integrazione, è proprio quello vero, lander più antenna. Se vediamo invece la missione 2018, come dicevo, dovrà rilasciare un sistema di landing molto più, diciamo, se va bene quello del 16, molto più accurato e tecnologicamente avanzato, dovrà rilasciare questa macchinetta qui, e questa è più o meno la sequenza di atterraggio della seconda missione, che è molto più complicata. E la cosa interessante è che a bordo di questo rover, dove ci sono diversi strumenti europei, noi abbiamo questo strumento qui, che è sicuramente uno strumento molto peculiare. È un driller, è un braccio robotico che ha il compito di scavare fino a 2 metri il suolo di Marte, e su questo
driller c'è uno strumento tutto italiano, il braccio robotico, questo braccio di driller è un perforatore, è italiano, e a bordo c'è MAMIS, che è uno strumento italiano, è uno spettrometro, mentre trivella, lo strumento MAMIS tenta di capire per 2 metri qual è la struttura interna di Marte. Gli americani una cosa così non ce l'hanno. È molto facile vedere che cosa c'è sopra Marte o sul suolo di Marte. Andare a vedere cosa c'è sotto fino a 2 metri non è da poco. Quindi è la parte più interessante di tutto il programma di ExoMars. Lasciamo un attimo Marte e andiamo a vedere, dire 2 parole su questa missione a Saturno, che è stata una missione ed è ancora, perché c'è stata una parte che è atterrata su Titano, questa è un'immagine di Titano, ma intorno a Saturno sta ancora orbitando l'orbiter, quindi che si chiama Cassini. Huygens è atterrato e Cassini sta continuando. Su Cassini abbiamo un radar che sta facendo diverse scoperte e abbiamo uno spettrometro. Su Huygens non avevamo strumentazione, però dunque Huygens, innanzitutto parliamo un attimo di Saturno come pianeta madre. La cosa che ha scoperto Cassini in 10 anni, è 10 anni che sta orbitando intorno a Saturno, ha scoperto che questi anelli, che all'inizio sembravano una decina, sono oltre 1000 e sono formati di tutte particelle, detriti, corpuscoli. È praticamente un sistema dinamico incredibile, tutte queste particelle che ruotano intorno, ognuna in un anello concentrico un altro. E la cosa, diciamo, interessante è capire da dove provengono tutte queste particelle, che in un certo modo vi possono rendere l'idea di che cosa doveva essere all'inizio tutte queste particelle che giravano, si colpivano, si aggregavano. Qui sono frammenti molto piccoli, quindi non ce la fanno a formare un altro pianetino o una luna di Saturno, che ne ha già diverse, ma continuano ad aggregarsi, a scontrarsi. E le teorie di formazione di questi anelli sono 2. La prima, e sono completamente diverse, la prima è che questi frammenti siano dei frammenti del protopianeta Saturno all'inizio, cioè quando si è formato Saturno si è formato aggregando tutta questa materia di detriti che c'erano, una parte non è riuscita a aggregarla e gli continuano a ruotare intorno in questo migliaio di anelli, dandogli questa forma bellissima, perché secondo me è il più bello dei pianeti del Sistema Solare. Ma l'altra teoria, secondo me, è molto più interessante e probabilmente molto più vera. Probabilmente una delle lune di Saturno si è avvicinata un po' troppo o a Saturno o alle altre lune di Saturno e ha avuto una disgregazione. Come si accorpano i pezzi, i frammenti, così si disintegrano, di nuovo si rispandono in materia persa nello spazio. E probabilmente è successa una cosa di questo genere, uno scontro forse, e la materia è rimasta a girare, a orbitare intorno a Saturno, aggregandosi in questi anelli. Ma parliamo un attimo di Titano, che è interessante. Titano inizialmente era vista come una possibile luna dove si poteva vedere se c'era vita o no. Diciamo, di fatto vita è stata analizzata molto bene, non ce n'è e forse non ce n'è stata nemmeno in passato, però è interessantissimo avere scoperto che è piena di laghi, oceani, fiumi, ma la cosa interessante è che non è acqua, è metano. C'ha lo stesso identico ciclo dell'acqua, quindi tu trovi, come sulla Terra trovi, acqua allo stato solido, liquido e gassoso, quindi ghiaccio, acqua e vapor d'acqueo, lo stesso lo trovi su Titano, ma trovi metano liquido, metano solido e metano gassoso.
si comporta più o meno, da lontano diciamo potrebbe anche sembrare che è acqua, e invece è metano. Ma parliamo ora di Rosetta. Credo di Rosetta se ne è detto tanto, è stata una delle missioni, probabilmente la missione che ha colpito di più il mass media nel mondo, perché si è atterrato in una cometa di 4 chilometri di grandezza. Questo è il sistema satellite Rosetta più il lander, eccolo qui, che si chiama File. Avrete sentito che dato che Rosetta ha come missione il satellite Rosetta ha come missione quella di decifrare i misteri delle comete, soprattutto dal punto di vista se le comete hanno portato o no la vita sulla Terra, si è pensato di chiamare la missione Rosetta come la stele che ha decifrato la lingua egiziana. E nell'ottica di continuare a parlare di Egitto, il lander si è chiamato File, che sappiamo che è il tempio che sta a sud dell'Egitto, che è stato molto, molto famoso, diciamo è tuttora famoso, vicino a Abu Simbel. È un'isoletta che sta vicino a Abu Simbel, al sud dell'Egitto. La missione Rosetta è una missione molto interessante, perché è stata pensata subito dopo la missione Giotto, che aveva fotografato da molto molto lontano la cometa di Halley. Ha avuto un incidente di percorso. La cometa che era stata scelta per Rosetta, a un certo punto non era più raggiungibile, perché Rosetta ha tardato un paio d'anni. Quella cometa ormai era andata via, e con le traiettorie studiate non ci sarebbe mai potuta arrivare. Si è scelta un'altra cometa, questa con questo nome terribile, 67P Churyumov-Gerasimenko, e la si è raggiunta. Quindi tra quando è stata pensata a quando è volata, è stata pensata nel 93, è volata nel 2004, ha raggiunto la cometa nel 2014, sono passati 20 anni. Ma la scienza che sta facendo adesso, dopo 20 anni, è di una modernità incredibile. Quindi questo ci fa capire che noi pensiamo la tecnologia veramente con un grande margine di vita. Cioè la tecnologia pensata 20 anni fa è attualissima adesso. E vabbè, inutile che vi faccio vedere, lo sapete, è arrivata e ha orbitato prima intorno alla cometa, poi il lander si è distaccato. Vediamo le cose più interessanti. Questo è il percorso che ha fatto la cometa. In 10 anni ha dovuto, usando i cosiddetti effetti fionda, quindi sfruttando la spinta gravitazionale di Terra e Marte, ha fatto 3 flyby alla Terra e un flyby a Marte, piano piano raddrizzando la sua orbita, perfezionandola, è riuscita ad arrivare alla cometa, ma ci ha messo 10 anni. Vediamo che cosa succede nel momento in cui arrivi molto vicino a una cometa. Questa è più o meno quello che si può vedere con un telescopio da Terra guardando una cometa qualsiasi, 7P Churyumov-Gerasimenko, vista da Hubble Space Telescope, quindi al di fuori dell'atmosfera terrestre, quindi molto, diciamo, lontano dalla Terra, vedi molto meglio. Ma la cometa non era così. Era così, cioè è molto diverso avvicinandosi ed entrando nell'orbita della cometa quello che si può vedere da distante. È una forma stranissima, probabilmente, ormai è quasi certo, sono due pezzi, anche perché sono molto diversi. Ora sono cominciate le pubblicazioni dell'analisi geomorfologica del materiale della cometa. Sembrerebbe questo pezzo di qua e quest'altro pezzo sono molto diversi anche come natura, come materia. Quindi è probabile che siano due pezzi che si sono scontrati e si sono aggregati. Vi ho spiegato finora che tutto il nostro sistema solare è il frutto di scontri, aggregazioni, catturare pezzi che stanno intorno, quindi amalgama di vari elementi. E quindi anche la cometa risponde alle stesse regole. Come vi dicevo prima, più o meno è la dimensione 4 chilometri. È come se
a Roma, noi stessimo al Vaticano, e vogliamo raggiungere il Colosseo, tanto per farvi rendere più o meno, farvi capire l'idea di quanto può essere grande questa cometa. E ci siamo atterrati sopra, questa è la cosa grandiosa. E la scienza, qui per esempio, tanto per farvi capire, uno degli strumenti che sta a bordo dell'orbiter, il VIRTIS, noi abbiamo tre strumenti a bordo di Rosetta, ci sono... L'orbiter sta orbitando intorno alla cometa e ha 10 strumenti. Il lander, che è sceso sulla cometa, ne ha altri 10. Ora vedremo in dettaglio. Questo è uno spettrometro ad immagine infrarossa ed è stato progettato tutto in Italia ed è quello che sta facendo analisi di temperatura da una parte e anche spettrografia, è proprio uno spettrometro, quindi vuole capire com'è formata la cometa, quali sono i materiali che sono all'interno della cometa, partendo dall'atmosfera e fino a scendere giù nella composizione della cometa stessa. Torniamo un attimo indietro. Questo è il secondo strumento, si chiama Giada, sta sempre a bordo di Rosetta, sempre italiano, ed è un analizzatore di polveri e piccole particelle e ha catturato diverse particelle mentre orbita intorno alla cometa e sta facendo delle analisi importanti. Il terzo strumento è la camera ottica, la VAC, perché ce ne sono varie di camere ottiche, più o meno performanti, più posizionate in vari posti. Adesso vedremo le immagini. Questa è l'immagine che ha fatto la nostra VAC. Se torno indietro, vedete, è il lander che sta atterrando. Si è staccato e sta andando verso la cometa. È incredibile. Parliamo ora di File. File, eccolo qui, è questo lander che si è distaccato a un certo punto dalla madre Rosetta ed è atterrato sulla cometa ed è a bordo 10 strumenti, di cui uno italiano molto importante, che è un altro perforatore trivellatore con una capacità di trivellare fino a 23 centimetri. Quindi noi siamo atterrati sulla cometa, ma con il lander c'è stato un incidente di percorso. Quindi abbiamo messo la bandierina europea, gli americani non sono mai atterrati su una cometa, noi sì, però sappiamo bene che è atterrato ed è rimbalzato. Qui c'è tutta la sequenza in cui possiamo vedere, eccolo qui, lo riconoscete perché ha le tre zampette, a seconda del tempo è arrivato, ha toccato, qua c'è un'impronta, se vedete, delle tre zampe, dopodiché non vedi più niente qui e lo rivedi qua giù. E infatti è rimbalzato, purtroppo. E perché è rimbalzato? Perché aveva un sistema di arpioni che purtroppo nei 10 anni che dovevano essere, questi arpioni avevano dei pirotecnici dentro, dei piccoli razzetti che dovevano sparare gli arpioni fuori e gli arpioni si dovevano ancorare al terreno. Purtroppo nei 10 anni di volo, questa è una delle possibili ipotesi, il sistema di pirotecnico di spinta degli arpioni si è congelato, non ha funzionato, c'erano degli oli probabilmente che dovevano spingere dei pistoni per far uscire questo arpione e lì, come tutti i sistemi meccanici, possono avere degli inconvenienti. È stato un inconveniente parzialmente recuperato, nel senso che ha rimbalzato varie volte e a un certo punto si è fermato in questo punto. Questa è una ricostruzione, ma dovrebbe stare in questa posizione qui, con due zampe appoggiate e una zampa per aria, ma sta in un fosso, in una forra dentro. Tant'è vero che le camere a bordo, cioè due camere molto potenti, camere ottiche, hanno mandato questa immagine qua, che è una parete del buco in cui sta dentro. E quindi dovrebbe essere un buco, diciamo, una profondità di qualche metro sicuramente, un 10-20 metri. E perciò, adesso cosa è successo al lander? Il lander si è infilato dentro, c'ha i pannelli solari che però
poiché stanno in una posizione in cui è non solo infilato dentro, ma è anche inclinato. Quindi i pannelli solari sono esposti pochissimo al sole, per di più sono dentro un fosso, perciò non ha ricaricato quando pensavamo si riaccendesse verso maggio-giugno, non ha dato nessuna comunicazione. Improvvisamente a luglio è arrivato un segnale: io ci sono e sono vivo. Quindi ha ricaricato parzialmente le sue batterie, ma la luce solare purtroppo sta caricando pochissimo, perciò manda dei dati di telemetria, ha mandato un po' di dati sulla temperatura, dei dati di servizio, ma per fare analisi scientifica servono le batterie a pieno carico, per cui non si possono comandare ancora gli strumenti. Speriamo bene, è una delle cose, diciamo, che se riaccade positivamente, intanto è vivo, si è riacceso, ma la scienza non la sta facendo, per cui anche se equipaggiato con 10 strumenti, anche se c'è il trapano italiano che può trapanare fino a 23 centimetri e capire cosa c'è nel sottosuolo della cometa, e c'ha tutta una serie di scienza da fare, capire le caratteristiche geomorfologiche della cometa, capire la sua composizione chimica, vedere l'acqua, perché sappiamo che c'è questo ghiaccio che la copre, però vogliamo capire anche che c'è dentro. Sicuramente se non va a pieno regime, la scienza non si può fare. Cosa ha fatto il nostro piccolo trapano nel giorno e mezzo in cui Phil è stato acceso? Il trapano è uscito, ha trapanato, ma dato che stava inclinato, probabilmente ha trapanato a vuoto. Doveva prendere dei piccoli pezzettini, metterli dentro un porta detriti, e lì c'era un laboratorio in situ che doveva fare l'analisi diretta e mandare i dati a terra, perché sappiamo che non torna indietro Rosetta e tantomeno il lander. Quindi l'unica possibilità è avere un laboratorio laggiù che fa un'analisi e manda i dati a terra. Tutto questo però, il trapano ha funzionato, ma essendo inclinato, immaginate, stava per aria, quindi non è riuscito a prendere i campioni. Se tutto va bene, se riusciremo a mandare i comandi per vedere se si può raddrizzare, se comincerà una scienza, riproveremo a rimandare il trapano fuori e vedere se succede qualcosa. Questa è un'idea del lander, e questi sono tutti gli strumenti che ha a bordo, sono 10. Per ora quelli che stanno lavorando di più naturalmente sono le camere che mandano immagini, e quello è già molto. Eccoli qua, c'ha camera, microscopio, camera di discesa, Concert serve per capire com'è la struttura interna della cometa, Mupus è una specie di martello che dovrebbe, se riesce, diciamo, a ripartire, dovrebbe dare una martellata sul suolo, frantumarlo, e poi si prendono i pezzetti. Cioè è un laboratorio eccezionale che va, diciamo, servirà per capire come è fatta la cometa, qual è la sua chimica, qual è la sua struttura, qual è la composizione, il ciclo dell'acqua della cometa. Anche lì ci sono delle cose, diciamo, anche interessanti, che già sono state pubblicate. Per esempio, ora ci arriviamo a dirvi le scoperte, vi volevo fare prima vedere due cose carine. Questo è un autoscatto che ha fatto il lander, questa è Marte e questo è il pannello solare di Rosetta, e ha fatto un autoscatto quando passava vicino a Marte durante il flyby. Ma questa è la più carina, l'avrete vista, è il selfie che si è fatto, questa è la cometa qua giù, e il lander è ancora attaccato a Rosetta, non è sceso, sta orbitando, e questo è il suo pannello, il pannello di Rosetta, e ha fatto un autoscatto, un selfie, è bellissimo pure questo. E questo invece è nel momento in cui scendeva la camera Rolis, che sta sotto al lander, ha fatto questa immagine della cometa mentre stava proprio a breve distanza prima di atterrare.
Quindi di immagini ne abbiamo tantissime. Questa è un'altra immagine fatta, e come vedete questa è la terza zampettina del lander, quindi qua c'è il lander dietro, questa è la zampetta, qui c'è la camera esterna, Civa è la camera, che sta fotografando mentre sta atterrando sulla cometa. No, sono immagini secondo me poetiche anche. Qui vedete, è Civa sempre, ha fatto 6 scatti e questa è stata creata, è stato ricostruito, perché non puoi, la Civa sta qua sopra, però facendo 6 immagini è stata ricostruita a computer e si è immaginato dove poteva essere il lander quando scendeva e si è, quando rimbalzava e si è incastrato in quel buco. E queste sono delle ultime foto che sono state analizzate, e questa è stata chiamata, questo terreno della cometa è stato chiamato in Imhotep, che è un nome egiziano, perché questa, adesso io non ho l'ingrandimento, da lontano sembra la piramide di Cheops, è un pezzo di roccia. E allora, per rimanere in tema Egitto, hanno chiamato Imhotep, che è una zona dell'Egitto antico legata alla piramide di Cheops. Ma ecco, questo è quello di cui volevo parlarvi ora. Questo è lo strumento Rosina, che sta a bordo di Rosetta. Intanto, mentre la cometa ha sopra il lander e stanno andando, ruotano intorno al Sole, Rosetta sta ruotando intorno alla cometa e tutti insieme appassionatamente seguono il Sole. Rosina è un bello strumento, è un analizzatore di materiali gassosi e ha scoperto, la scoperta diciamo più interessante che c'è ora dal punto di vista di cosa c'è sulla cometa, ha scoperto che c'è molto più deuterio, che è un isotopo di idrogeno, rispetto all'idrogeno. Noi pensavamo che fosse esattamente il contrario. Sulla Terra infatti è così, c'è molto più idrogeno e il deuterio in minima parte. Questo che vuol dire? Che poiché l'idrogeno è necessario per la formazione di acqua e il deuterio non forma acqua, probabilmente Rosina ha trovato un'ulteriore conferma alla tesi teorica che i fisici teori planetologi che studiano teoricamente il processo di formazione dell'acqua sulla Terra dicono che, cioè che l'acqua sulla Terra è arrivata non tanto con le comete, ma soprattutto con gli asteroidi. Voi mi potrete dire, ah, ma gli asteroidi sono dei pezzi di roccia, dove sta l'acqua? Dentro l'asteroide. D'altra parte, l'acqua sulla Terra sembra tantissima, perché i 2/3 del nostro pianeta sono coperti di acqua. Ma se noi facciamo un attimo di calcolo, il Mar Mediterraneo ha una lunghezza di 3.700 km. La profondità del Mar Mediterraneo, in media, è 1.500 metri, quindi è uno strato sottilissimo rispetto alla sua lunghezza. Facciamo un altro conto. Fossa delle Marianne, il punto più profondo del mare, dell'oceano, di tutto il nostro pianeta, 11 chilometri. Il diametro della Terra sono 13.000 chilometri. Quindi 11 chilometri, 13.000 chilometri, è pochissima l'acqua. Cioè, è vero che noi siamo 2/3 ricoperti di acqua, ma l'acqua è una parte minima. Quindi, in un bombardamento continuo che c'è stato all'inizio sul nostro pianeta, di asteroidi, comete, che un po' l'acqua l'avranno pure portata, e asteroidi, probabilmente se noi potessimo fare il conto di tutto il materiale che è arrivato da fuori, sicuramente i conti tornerebbero. Volevo parlarvi un attimo anche di un'altra missione molto interessante a cui l'Italia sta dando un grande contributo, che è la missione Dawn a Cerere e Vesta. Vesta l'ha già vista nel 2011 ed è appena arrivata da pochi mesi a Cerere, che è questo pianeta nano. E qui abbiamo uno strumento molto importante a bordo, che è sempre uno spettrometro immagine infrarosso. Noi siamo specializzati come Italia su questo tipo di strumenti, che più o meno stanno in tutte le principali missioni europee e americane di esplorazione del nostro sistema solare. Cerere ha queste strane macchiette bianche.
Cerere, se noi lo potessimo vedere, ora io ce l'ho in bianco e nero, è nera come il carbone, è scura. E poi ci sono questi puntini luminosissimi. Prima vediamo questa. Questo qua è il cratere di Occator, è una missione, è una immagine recentissima, di 15, un mesetto fa circa. In questo cratere, profondo circa 2-3 km, ci sono queste chiazze luminosissime. Adesso c'è un articolo italiano sotto embargo su Nature, quindi non posso dire molto, però vi posso dire che ci sono delle risposte che usciranno e vi anticipo che potrebbero essere ghiaccio, sale, ma anche all'interno criovulcani sotto, cioè vulcani che eruttano ghiaccio e non lava, cioè sono geyser anche, sono diciamo scoperte molto interessanti. Ma torniamo a quella precedente. Questa è sempre un'altra immagine molto recente di Cerere. E se vediamo qui, c'è una montagna. Questa montagna è circa 3.000 metri ed è simile, non ce l'ho dietro, ma un'immagine che ha circolato di New Horizons su Plutone. Plutone, pianeta nano. Cerere, pianeta nano. Stanno distanti, ma sono due pianeti inermi che non hanno avuto molti contatti, non hanno avuto un'evoluzione. Quindi probabilmente ci stanno dicendo come era all'inizio. Quindi queste diciamo, formazioni geomorfologiche dei due pianeti nani saranno oggetto di studi. È molto interessante questo. E concludiamo con un discorso che a me piace molto fare. Ci sono altri pianeti abitabili nell'universo? Sicuramente sì, in altri sistemi solari. Ma esiste un altro pianeta come la Terra? Cos'è la fascia di abitabilità? La fascia di abitabilità per noi è trovare pianeti di altri sistemi solari simili alla Terra, quindi che fanno parte della fascia di abitabilità, che è quella dove si trova l'acqua allo stato liquido. Perché se noi vogliamo andarci noi come specie umana o trovare specie simili alla nostra, senza acqua non è possibile. Allora, come possiamo capire noi se in altri sistemi solari ci sono pianeti che potrebbero essere simili alla Terra? Guardiamo un attimo questo prima di capire scientificamente come fare. Immaginiamo che abbiamo un faro. Le stelle sono miliardi di volte più luminose di un pianeta, dei propri pianeti. Lo sappiamo, il Sole, se lo paragoniamo a Terra, Marte, Venere, Giove, il Sole è luminosissimo, i pianeti brillano di luce riflessa. Più o meno è come se nascosto da un bagliore ci avessimo una lucciola, più o meno è questo, il rapporto tra Sole e pianeta. Capiamo cos'è il metodo dei transiti. Immaginiamo che questo è una stella, tipo il nostro Sole. Gli passa davanti un pianeta, guardate che succede sulla curva di luce. C'è una diminuzione, perché noi stiamo osservando la stella, ci passa il pianeta davanti, quindi transita davanti, e noi troviamo, osservandola, che c'è stata una diminuzione. È quello il metodo per capire se stelle molto lontane hanno dei pianeti di una certa dimensione. Stiamo cercando dei pianeti tipo la Terra. Se sono pianeti molto piccoli, questa curva sarà insignificante. Vediamo anche qua un altro, vi faccio vedere un'altra curva di luce. Questa è una curva di luce presa dal satellite Kepler, che ha guardato molti sistemi solari cercando esopianeti, cioè pianeti al di fuori del nostro sistema solare, possibilmente simili alla Terra. Come vedete, un assorbimento, poi il pianeta finisce di passare e la luce ritorna al suo massimo. Questi sono i risultati di Keplero, l'avrete visto, pure era recentissimo, era giugno-luglio, che su tutti i giornali si era scoperta una nuova Terra, l'hanno chiamata così, ma non è una vera e propria nuova Terra, è uno dei pianeti visti da Keplero, che si chiama Kepler 452b, eccolo qui, che
che fa parte del sistema solare Kepler 452, ha il suo Sole, che è un pianeta che attraverso il metodo dei transiti è stato identificato dal satellite Kepler, che ha delle caratteristiche che visti da lontano, sta a 1400 anni luce, quindi immaginate che informazioni abbiamo, pochissime, però le informazioni che abbiamo ci dicono che potrebbe essere un Earth-like planet, quindi simile alla Terra. È probabilmente al 50% roccioso, perché noi stiamo cercando un pianeta roccioso, di un pianeta gassoso non sappiamo che farcene. L'uomo su un pianeta roccioso può vivere, su uno gassoso no. Stiamo cercando un pianeta nella fascia di abitabilità. Lui sta a una distanza dal Sole tipica della fascia di abitabilità. Quindi potrebbe avere, se mai avesse, diciamo, l'acqua, allo stato liquido. È un pianeta che ha una ruota intorno al suo Sole in 385 giorni, quindi simile alla nostra durata dell'anno. Ha 12 ore di sole, del suo sole, 12 ore di notte, quindi ha molte similarità. È grande, guardate, rispetto alla Terra, è 3-4 volte più grande della Terra, se li paragoniamo, ed ha un diametro doppio. Sono tutte condizioni che ci fanno capire che in altri sistemi solari forse c'è qualcosa di simile. Adesso c'è una missione che velocemente, vi voglio dire, è italiana e svizzera, sarà lanciata nel 2017. Quale scopo ha la missione Cheops? Sta prendendo tutti i dati che la missione Keplero, che ormai è a fine vita, ha visto in questi anni, dal 2009, cioè tutti i possibili pianeti in altri sistemi solari che potrebbero essere tipo la Terra. E li andrà a guardare in dettaglio. Ha un telescopio, eccolo qui a bordo, e è una missione di nuova generazione, quindi Keplero gli ha dato le informazioni e Cheops andrà a vedere in dettaglio se è roccioso, se ci può essere un'atmosfera, che tipo di temperatura. Quindi cominceremo a capire. Ma perché facciamo questo? E qua chiudiamo, perché è quello che vi dicevo all'inizio, l'unica vera ragione per cui lo facciamo. Sappiamo che la Terra morirà, ma non sappiamo quando. E qui una frase bellissima di Stephen Hawking: se la specie umana vuole sopravvivere, dovrà farlo altrove. La nostra unica speranza di sopravvivenza a lungo termine è quella di non rimanere radicati sulla Terra, ma di diffonderci nello spazio. Il messaggio della nostra specie, da quando ha capito di avere un cervello, è sopravvivere. Noi, è la cosa che mi dà il senso dell'immortalità. Se fra 1 milione d'anni, 1 miliardo di anni ci sarà qualcuno nel mondo, nell'universo, che ha il nostro DNA, che fa parte della nostra specie, ognuno di noi, io, voi, saremo ancora vivi.